Era un po' allentato, ma non dovrebbe essere quello il problema. Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Mentre siamo qui con Peter in questo ricordo falsato creato da Nicky, come nuove, il problema non è qui. Vi do il benvenuto in questa nuova parte appunto di questo videogioco che non è davvero niente male, non è niente male. Ora dobbiamo riuscire a capire come fuggire da questo ricordo. Nella scorsa parte abbiamo, per gioco, accettato la promessa e il gioco è finito all'istante, quindi ovviamente non possiamo prendere quella opzione. Però dobbiamo anche capire come uscire da questo loop. Perché la prima volta... Qui c'è solo uno strumento senza filo. È proprio quello. Eccoci qui, la prima volta abbiamo... Stavo giusto per venire a ci abbiamo ripensato e siamo ritornati esattamente qui. Certe cose non cambiano, immagino. Ah, Peter Quill! Con il ricordo che è stato esattamente lo stesso. Di quando eri piccolo. Solo alcune delle avventure migliori. Ha detto anche che ti aveva trovato una compagna, ma che non ne hai voluto sapere. Questa volta facciamo opponiti. Ancora insisti con la storia di Jenny? Qui troviamo Gamora e Rocket. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare facendomi sapere cosa male, ne pensate Peter. Sia del videogioco di che della serie che sto portando. Altre, e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Oltre a condividere il video a coloro a cui potrebbe piacere questo videogioco. Io vorrei interagire con il cane. Sento che mi metterà in punizione. Ehi, Quill, puoi dire qualcosa al tuo bastardino? Continua a fissarmi. No, vuole solo giocare. Magari potresti portarlo a spasso, farti inseguire un po'. Ah, sei quasi divertente come questo gioco del baseball. Sapete, la prossima volta potremmo andare a una partita. Non è la Major League, ma dopo averlo visto dal vivo potrebbe piacervi. Proviamo a rimanere qui questa volta. Potrebbe essere un'attività valida. Sembra divertente. Nel primo tentativo eravamo usciti e eravamo andati da Groot e non era cambiato nulla. Nel secondo eravamo andati sotto nella nostra stanza e non era cambiato nulla. Proviamo a rimanere qui. Anche se non sembrano esserci altri dialoghi. Rocket, mi aiuteresti ad apparecchiare la tavola? Questo l'avevamo certo, sentito. Interagiamo con la tazza. Niente. Non posso credere che ecco tu ce l'abbia. Ecco la parte. Ok. Titoli di coda, ma noi ci ripensiamo di nuovo. Ok? E vediamo cosa accade. Ripensaci. Questo è... Non sai quanto l'ho desiderato. Non ci separeremo mai più. È una promessa, Peter. Sì, ma capiscilo, Peter, che è un ricordo falsato. Dai, non forza. Non ci credo che sei tornato. Mamma, stai stringendo troppo. Abbiamo tanto tempo da recuperare. Lasciami. Oh, liberati, basta. Finalmente. Dai, lasciami andare. Peter, che stai facendo? Mi dispiace. Non è divertente. Mettile giù, giovanotto. Ti ho detto di metterle giù. Non capisco. Voglio bene, Peter. Ma no! Io, tesoro. È passato così tanto tempo. Va bene. Via. Ti prego. Figlio mio, non voglio morire. Oh, finalmente siamo usciti da questo. E infatti sconfigge la visione di Meredith Quill. Ecco. Possiamo raggiungere Nicky. Ho bisogno di loro. Papà. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Oh no, un altro ricordo. Dobbiamo preparare tutto. Presto la mamma sarà a casa. Andiamo. Nicky, cos'è? Un altro ricordo falsato. Ok, vediamo un po', eh. Ma che cavolo. Foto di Corelle Nicky. Se
Sembra un episodio assurdo di Ai confini della realtà. Non siete là dentro, vero? Non ricordavo di averla tolta. O di averla appesa. E qui ci siamo già stati, nello scorso episodio, che vi invito a recuperare, in caso lo vorreste. Però ci siamo stati veramente, non come ricordo, fasullo. Non ne vedevo uno. Dove si trova un cappello così? Che non mi ricordo di che nome abbia di preciso quel cappello. Ah, la statuetta di Chewbacca. Si è tutto buggato, va bene? Tutto glitchato. Sì, neanch'io so che sta succedendo. Per ora abbiamo raggiunto perlomeno la mente di Nicky. Dobbiamo riuscire a farla rinsavire, immagino. Ecco perché ci hanno fatto arrivare qui. Finalmente! Mi serve aiuto. Mamma sarà a casa per pranzo e voglio che sia tutto perfetto. Perfetto. Il compleanno. E oggi? L'hai scordato ancora? Papà? Papà? Sta al gioco, dai. No, no, no. Certo, certo che no, ma... Non ricordo... Mi sono addormentato. Bene. Beh, mi aiuti a sistemare come abbiamo detto? C'è da sistemare l'oloproiettore, e poi c'è la torta e il regalo che le abbiamo preso. Voglio che sia tutto perfetto prima che torni. Ok. Mi sono già dimenticato quello che ha detto. Allora, cosa c'è da fare qua? L'oloproiettore, questo, no? È normale che sia sfocato. Certo che no. Mi sa che non è a fuoco. Sai metterlo a posto? Ovviamente sì. Wow. Niente male. Temevo di aver incasinato qualcosa. Aspetta, è opera tua? Già. È Ala con il sistema stellare attorno. Credo di aver messo tutte le lune. È bellissimo. Bene, mancano solo la torta e il regalo. La torta e il regalo. Allora, qui ci sono un po' di regali, ma non penso siano questi. La torta nel forno. Però se ne sta occupando lei. Questa è una tazza. Il miglior papà della galassia. Dovrei essere io. Ovvio. Boh, va bene. Potrebbe essere di qui il regalo, questo? Siamo sulla nave di mamma, vero? No. Ma certo, come sei strano. Strano non rende proprio l'idea. Di qua non possiamo andare. Avuto una di queste. Ma se qualcuno la meritava, era Corella. Dov'è il regalo? Ah, qua, questo forse. Wow! Ma è pazzesca! L'hai fatta tu? Ah, no, l'ho ordinata sul pianeta dei dolci. Oh, esiste il pianeta... No! L'ho fatta io! Manca il regalo per mamma. È da qualche parte in camera mia. Ah, ecco. Quella era la torta comunque, va bene. Questa dovrebbe essere camera di Nicky. E il regalo è... Almeno questa dovrebbe essere camera di Nicky, no? O forse l'altra? Anche perché qui c'è un letto matrimoniale, però se non sbaglio anche qui c'è un letto matrimoniale, per l'appunto. Però dovrebbe essere... No, questo non credo sia il regalo. Ah, eccolo qui. Buon provato. Compleanno, con amore, Nicky e Peter. Perché non me lo ricordo? L'hai trovato? Sì! Ok, mettilo con gli altri. Quindi sì, qui? Il regalo, mettilo sul tavolo. Un regalo di compleanno. Che l'hai preso? Abbiamo. Su Nowhere. Sai quel viale degli artisti e il quadro che le piaceva tanto? Di Krylar. Oh. Giusto. Sì. Nient'altro? Non credo. Come ti sembra? Pazzesco. Tua madre lo adorerà. Grazie, papà. Ti voglio bene. Wow. Ok, io... Nicky, perché la porta è chiusa? È la mamma. Farò in modo che sia tutto perfetto. Pensa alla porta.
sorpresa! Peter! Ok. Che cosa state... No! Non crederle, Peter. È un'illusione. L'hanno ingannata. Non doveva venire qui. Ciò che ha visto... Non so come, ma noi tre siamo collegati. E quella cosa la possiede ora, ma possiamo ancora salvarla. Deve accettare la mia morte. Non ha scelta. Mostrale come fare. Libera mia figlia. Salvala. Ti prego! Bambina! Portate via la matriarca! Subito! Ok, siamo tornati per la meno nel mondo reale ed ora dovremo menare le mani finalmente dopo tanto tanti dialoghi e tanto parlato. Di essere indegni. E dovrete essere distrutti. Oh, contro direttamente no. Lui? Scansioniamolo. Che cosa ci hai fatto? Allora, un vincolo resistente può impedirne il movimento, attaccare ripetutamente per penetrare lo scudo, stordire per infliggere danni ingenti, dotato di capacità di inibizione sensoriale, si consiglia di schivare. Rocket! Dio, non si capisce un cazzo qua. Forza i rami, combatta con l'erba portata, amici! Possiamo pensarci più tardi? Che cazzo ho fatto? Ah, saltando, sono stupido. Posso liberare lui? Ok. Meglio Gamora. Il centro energetico non vale niente contro questa potenza di fuoco. Preferisco che assaggi la mia spada. Dai, devo liberare Drax. È quello che ha l'attacco più stordente di tutti. Deve esserci un modo per fargli male sul serio. Rovina! Non ci puoi, Gamora. Guarda in pala. Oh, lì, congelato. No, avevo appena attivato la mia abilità. Oddio. Ok, altri nemici. Ehi, nonno! Credi che abbiamo paura dei tuoi scagnozzi? Non devono lasciare la stanza. Oh, merda! Adesso! Ok, aspettate un secondo. Che il bastardo la prenda di nuovo. Allora, convertito. Devo risapresa individualmente, ok. Va bene. Devo però... Prima pensiamo ai fedeli. È da un po' che non faccio esplodere qualcosa! Questa non te l'aspetti! Colpo non ci taglierebbe mai fuori il mondo, vero? Condannandoci a morte! Sembra eccessivo, no? Magari la forza del credo! Non so cosa sparino, ma appunto il condono bruciato! Senti, sì! Devo liberare Drax! Perfetto! Drax libero è un'ottima cosa. Non è giusto! Potenzia tutti tranne noi! Torniamo a girare il tramite taumaturgico! Separiamo quello volante da tutti gli altri! Che stai aspettando? Sparagli dritto in faccia! Sì, forse la prossima volta ti conviene schivarlo. Maleficio! Lo stregone cura i suoi alleati! Non è il contrario di guarire! Ecco, facciamolo a lui! Quello brutto si terrà i suoi! Allora sarai il primo a morire! Il pattucchiere rende più arduo il combattimento! Non sono brutto!
Giusto! Il bastardo volante aiuta! Vai, vai, crepa, crepa, crepa! Non ti fissali, Crux! Perché dovrebbero attaccarci? Crux! Cerca di tornare in te! Ah, Gamora tra l'altro è andata. Vuoi riprendere Gamora assolutamente. Fortissima Gamora. Groot non se la passa bene. Lasciatemi stare. Dannati sfigati. Esiste. Un altro fanatico a danna. Ok, andiamo a prendere. Sono ridicoli! Ora vai! Pronto a distruggere tutto! E adesso, Peter! Lo stregone difende gli altri! Questo lo sai! È il contrario di guarire! Ecco, facciamolo a lui! Crepa! Ecco! Qui! Il predatore sta toppando la squadra! Vai! Perché dovrebbero attaccarci? Ole! I nemici, Drax, sveglia! Colpo non ci taglierebbe mai! Aiuto, Peter, vero? Amico, ti rimetto subito. Crepa. In sesto! Qui siamo bersagli troppo facili. Come usciamo? Il drone di Raker mi ha mostrato la struttura della nave. Andremo al centro di comando, dove chiameremo la Milano e ce ne andremo. Ok, ma vedi qualche uscita? Attenzione! Io vedo un'uscita. Ma che gentile! Oh. Ah, arrivano giù loro? Ok. Prima che le distruggano! Non lo farebbero mai! Avrei proprio bisogno della mia nave! Qui ci sono navi in abbondanza! Andiamo. Ferraglia del razzo. Via, 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 via. Cacchio, cacchissimo. Via, via, via. Io sto correndo. Quando mi sono arruolato non hai parlato, Nicola. Ok. E abbiamo superato indenni anche quella parte. Non va bene. Proprio no. Ci serve un'uscita. Non ce ne sono. Allora creiamola. Oddio, sono morto. Mi ero distratto un attimo e sono morto instant. Ok, 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 va bene. Non ci si può distrarre in questo momento. Anche perché avevo dei punti di abilità da poter spendere. Via. Va bene, proprio no. Ci serve un'uscita. Non ce ne sono. Allora creiamola. Vai. Drax, Drax, colpisci questo punto della parete. Perché? Perché stiamo per morire. Giusto, sì. Forza, possiamo passare da quello scarico. Sei pazza? Il refrigerante dell'iperguida è tossico, è assolutamente fuori questione. Non possiamo fermarci. Sarò ancora più chiaro. Laggiù è morte immediata. Ma che... Drax! Drax, bello. Tutto ok? Sì. Ok, potrebbe non essere refrigerante. Va bene. Bravo, Drax. In ogni caso noi cerchiamo di toccarne il meno possibile, eh? Via. E niente, ci si immerge proprio. Quill, tua figlia ha cercato di ucciderci, parliamone. Raker le ha fatto qualcosa, è opera... Siamo arrivati al vecchio settore minerario. No, il grande unificatore. Gli eretici sarebbero stati disintegrati. Bastardi! Io sono Groot. Sì, forse. Ma se ci siamo persi non riusciranno a trovarci. Siamo fregati. Ci siamo persi e siamo fregati. Devo solo orientarmi. Non sono mai stato su una nave così grande. Segui l'istinto, piccoletto. Piccoletto. Beh, comunque è meglio di Abominio. Tiro magari qui. Sei una cosetta buffa. Così che posso prendere sia questi.
Che puoi andare lassù, che ci sono degli altri collezionabili, degli altri materiali, volevo dire. Mi fa infuriare che il grande unicorno ci ha colpiti a sorpresa. È anche un collezionabile, tra l'altro. Interessante. Magari ha usato quelle braccia robotiche. Bad Lord, ok. Degli amplificatori per la forza del credo, giusto? Già. Interessante, speriamo interessante. Abbiamo preso un bel po' di materiali e un collezionabile. Ora possiamo scendere. Cosa stanno facendo? Ci impediscono di avanzare. Quante porte. Sai come uscire da qui, vero? Ora sì. C'è Gubbins. Hai chiamato Gubbins? Sì. Guarda, ci porterà dritti al centro di comando. Là è la nostra uscita. Ok, ci pensiamo noi. Quindi dobbiamo ammazzarli? Vai, Rocket. Guardate, gli idioti non ci vedono. Ora non abbiamo tempo per questi conti. Prima ce ne andremo, prima salveremo Nicky. Forse in tanti prima troveremo la Milano. Noi non l'abbandoniamo. Prendiamo Gabby, ci mostrerà la via di fuga. Grazie, Gabby. Ok, io qui vorrei però usare la mia abilità. Certo. Ora è dei nostri. Vai. Per eliminare questi nemici molto facilmente. Lo sentite anche voi? Ecco fatto. Pure l'obiettivo sbloccato. Bene così. La follia l'ha infine abbandonato. Non essere triste, continua a colpirmi fino a stordirmi. Stanno continuando a mandare i buoni passi. Alla prima occasione, seguite Gabby. Ok, direi di andarcene. Anche se qui potevamo farmare un po' di punti esperienza, eh. Beh, però con quelli magari è meglio andarsene. Finché erano le guardie semplici. Qualcuno dovrà rinunciare alla sua stanza. Ok, potenziamo. Andiamo con Groot. Facciamo stretta colossale. Groot blocca sul posto un singolo nemico di grosse dimensioni infliggendo uno stordimento moderato. Questo è molto utile per Groot. Prendiamoglielo. Ok, mi domando quando potremo sbloccare le ultime abilità. I guardiani. No! Robottino! Vai, Drax, sono tutti tuoi. Sono tutti tuoi. No, volevo usare l'altra abilità. Vabbè, fa niente. Non essere triste, continua a colpirmi fino a stordirmi. Crepa, va. Allora, qui abbiamo dei materiali nascosti da qualche parte, quindi diamoci un'occhiata in giro e sono di qua. Ok. Quindi virtualmente impossibili da raggiungere per ora, almeno credo. Continuiamo da questa parte. Merda, è un vicolo cieco, e ora? Lassù, useremo quella passerella. Se riusciamo a passare di là. Razzo, abbiamo altri problemi. Riecco il drone. Ok, sì, quindi andiamocene. Portaci alla passerella o finiremo super arrostiti. Allora. Pilastro, Drax, spingilo e ci farà da ponte. Sì. Vai, Drax. No, 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 no. Dall'altra parte. Ma che cacchio? Drax! Tra maledetto Batum. Era la nostra. Non importa. C'è un'altra uscita. Andiamo. Via, di qua. Will, quel coso vuole proprio farti a pezzi. Peccato, sono un pezzo unico. Qui? Continuiamo a muoverci. Ok, brava. Stavo cercando appunto Ho di un brutto usarlo. Presentimento. Di usare Gamora. Sopra però potrebbero esserci dei minerali, dei materiali che non riusciamo a prendere, peccato. Oh, è una specie di stanza delle torture. Ehi, tutto ok? Sembra di essere di nuovo a Mezzomondo. Ad alcune cavi hanno fatto cose come questa. Gli scienziati Kree dicevano che erano i prescelti e loro gli hanno creduto. Anche in punto di morte. Tu no, però. Io ero uno di quelli svegli. Io e... Non riesco a guardarli. Portiamo le chiappe fuori da qui. E via. Ne ho abbastanza di quest'incubo.
Dimmi che il centro di comando è vicino. Gabbins ci ha mandato qua. Ma è un piccolo cieco. Beh, per lui non lo era. Anche se... Speriamo che la scorciatoia di Drax vada nello stesso posto. Sì, una scorciatoia. Passiamo. Ok, altri nemici. Voi bastardi, meritate un proiettile per ogni persona. Vai, trasformata Drax. In batteria. Che ti significa parecchi? Ne ho un sacco. La setta deve bruciare prima che possa diffondere. Loro crescono, io li faccio a pezzi. Allerta! Siamo stati a tanto così dal diventare dei generatori di sede! Non farò quella fine! In caso spara di pure un colpo in testa! Il fanatico se l'è proprio cercato! Ti diverti con le mezze cartucce? La fine è vicina! Vai su Gamora! Ma sono contento! Voglio affrontare ancora il grande unificatore! È impossibile trovarlo adesso! È troppo rischioso! No, mi hanno ammazzato. Sì, mi hanno tolto un casino di vita. Cioè, boh, io non capisco. Ne ho ammazzati un botto. Eppure non mi si ricaricava la vita. Boh. Anche con l'ultima abilità, no? Il tornado lì che ho fatto. Ne ho ammazzati un po'. Eppure non mi è tornata nessuna vita. Voi bastardi, meritate un proiettile per ogni persona Drax. Trasformata in batteria. Quindi significa parecchi. Ne ho un sacco. Cosa sono questi rimbocchi? Certo, non ho sentito nulla! Usa le bombe implosibili a vampiri spaziali, giusto? E subito la fede al posto del sangue! E scoperto della diabolica nave santuario! Se sono presto, saranno degli ex vampiri spaziali! Dietro di te! Sì, ma ragazzi, usate però... Fate un po' di danni, altrimenti è un casino. Non gli permetterò di attaccarti a quegli affari. È la mia promessa. È il momento di colpire. Era ora, lasciali a me. Una fabbrica di ho visto crudeltà di ogni tipo. Ottimo. Ma forse questa è la peggiore. Era molto più facile di quello che pensavo. Adesso vediamo dove siamo. Allora, non si può salire lassù, vero? No. Rocket, è sicuro restare esposti a tutta questa attrezzatura? Non corriamo il rischio di venire avvelenati in qualche modo? Sì, sì, ci siamo. Va bene. Un centro di comando. Vai, Rocket. Fa la tua magia. Sì, sì, lasciate che faccia io. Vada, sì, Rocket. Deve essere il ripetitore, la nostra via di fuga. Quindi, quanto credi che ci vorrà? Mi servirà il tuo aiuto. Certo. Ok, va bene, sta fermo qui. Ok. Perfetto. Cos'ha Gamora? Incazzata? Lì c'è un collezionabile. Detto perché Groot. Fingiamo di non aver visto quello che è successo nella camera cerimoniale? Perché la promessa è una subdola menzogna. Come puoi esserne certa? Perché avrei voluto crederci, ma sapevo che al mio risveglio... Tutto sparito. Che cosa hai visto? Io... sono Groot. Ho visto mia madre. Viva. Ma ho visto anche qualcos'altro. Un'ombra.
Sì, esatto. Qualunque cosa sia la sta usando, avrà mentito anche alla ragazza. Su, Corel. Lo so, lei... Stupido affare! Cosa? Era tutto calcolato, ovvio. La Milano sta arrivando. Grazie, amico. Ok, muoviamoci, prima che i maniaci della fede ci scoprano. Ok, qui però c'erano un po' di cose da prendere. Dove dovrebbe attaccare la Milano? Sei ottimista, allora. Usi la parola attraccare. Senza la disponibilità dell'hangar dovremmo essere creativi. Ok, materiale. Ma non spingerti troppo oltre. Collezionabile. È quello che faremo. C'è un punto perfetto vicino allo scafo. Aspetta, cosa? Tira Srin. Ok. Tranquillo, tutto sotto controllo. E basta. Ok, non c'è un tavolo di lavoro qui in cui poter si potenziare. Peccato. Andiamo allora. Qui? Niente? No. Aha, materiali davanti, ok. Altri materiali però sono qui dietro. Peter, okay. Qui c'è un banco da lavoro. Oh, finalmente. Infatti guarda quanti materiali ti mettono vicino al banco da lavoro. Altri 60, ottimo. E... sono qui sopra gli altri. Adesso andarli a prendere. Sì. Ottimo. E dove sono? Ah, lì sopra, perfetto. Guarda quanti materiali ti avevano messo vicino al banco da lavoro. Proprio per dirti, dai, anche se non hai preso niente in tutta questa zona, cioè in tutto il gioco, magari un potenziamentino veloce riesci a fartelo. Allora, in battaglia il genere punto e scudo più rapidamente, direi di prendere questo, assolutamente. È tutto tuo. E poi questo. Vai. Un bel potenziamento nuovo di zecca. Ok, ne mancano solo due. Quando avremo 1600 componenti. Ho fatto davvero un ottimo lavoro. I potenziamenti. Se posso dirmelo da solo. Ah, sì, guarda. Ottimo. Super pugno di Quill. Il super pugno di Quill è un potente colpo di grazia che una volta segno garantisce il recupero di salute extra. Scatta verso il nemico con B. Quando sei molto vicino al nemico premi X, ricevi della salute extra quando l'attacco uccide il nemico. Andiamocene da qui finché possiamo. BX. Qui non c'è nulla. La strada è questa, ma le porte della fede non sono alimentate. Come le carichiamo? Con qualcosa di adatto a quella porta di alimentazione. Magari basta sparargli. Usa la fede. A meno che tu non abbia delle pistole a sermoni... Qui c'è un robot assassino. Magari la batteria è ancora carica. Beh, proviamo. Ok. Continua pure a... Non va bene. Via. Non è che quello davvero resuscita, vero? Che fai? Certo. La batteria nel vano batteria, no? Magari questo... non fa una piega. Scopriamolo subito. Attaccalo. Forse ha funzionato. Ma certo che ha funzionato. Qualcuno recupera il distruttore? Rax, non vieni, bello? Rax? Ehi là! Svegliati, Drax. Oh, Drax, forza. Ma ce la fai? Ehi, Drax. Tutto bene? Ho appena realizzato che forse questo potrebbe essere un lungo sogno. Non lo è, davvero. Va bene. Ma dobbiamo andare. Va bene. Dai, saliamo. Quello cos'è? Io sono Groot. Sì, questa cosa è troppo inquietante. Mai suono, sentito okay. Nulla di simile. Nemmeno nelle navi dei Chitauri. Sembra un canto. Più una specie di preghiera. Comunque, sono parecchie persone. Dobbiamo andare di qua. Continuiamo, o rischiamo di mancare la Milano. Sempre ammesso che si presenti puntuale. Ragazzi, qualunque cosa sia,
Sappiate che non vorrei avere nessun altro al mio fianco. Ti sembra il momento per il discorso moriremo tutti? Ok, pensavo l'avrebbe motivata comunque meglio. Qualunque cosa sia, è vicina. Questo è... Razzo. Devono essercene a milioni. Come mio? Io sono qui. Sì, e come dovremmo aiutarli? Dobbiamo portare le nostre chiappe fuori da questa trappola mortale. Sopravviviamo. E raccontiamo a Cosmo ogni dettaglio di quest'incubo. Lui saprà che fare. La chiesa è arrivata! Razzo! Possiamo rubare quella zattera? Forse, ma sarà tremendo. Via le sicure, gente! Mi sorprende che sulle tue armi ci siano, invece. Pronti? Spero con tutto il cuore che siate pronti quanto lo sono io! Oh! Massacrali! Siamo un po' troppo esposti! Ce la caveremo! No! Basta non farti colpire! O non farci colpire! O non far colpire la nave! Ecco, scaduto! Il colpo elettrico è fortissimo. Metti così, lancia verso di loro, vai! Ma tienici il movimento! Rocket, alzaci tu! No! Da qui non posso fare nulla! Lancia verso di loro, Drax! Vai, lancialo ancora, Drax, anche se è finito il combattimento. Bravo. Ok, prendiamo la zattera e andiamocene. Sì. Sì, cosa? Drax. Ok, vediamo cosa sai fare, bastardella. Forza. Che è un muro invisibile andiamo. Per non crollare, per non cadere giù. Se una piccola batteria può alimentare uno di quei robot, immaginate di quanta potenza dispongono. Ora conquistano i pianeti. Anche questo è in scala ridotta. Avete sentito? Cosa? C'era un... Tutto ok? Stanno rimbalzando sullo scudo. Che cacchio? Scudo andato, distruggeteli! Tenete la testa bassa, è tutto ok! Brigatevi a farli fuori, dobbiamo scendere da qui! Lo farei, se questi bastardi non reagissero! Ma non ci arriva? Ecco un po' di Vangelo secondo Rocket! È un manoscritto? Razzo! Va tutto a pezzi! Dobbiamo attraccare questo rottame! Vengono fuori dalle fortezze! Ci serve una nuova zattera senza troppi buchi! Cercano di bloccarci dentro! Peggio per loro! Vai! Cercate di stare vicini vicini! I suoi attacchi sono più letali! A casa mia questo lo rende un non sarà personale, promesso! Non sarà facile spezzare le sue difese! Qualcuno vede una via d'uscita! Sì, è dura questo movimento! Epa. Ehi, quel bastardo potenzia gli altri! Vai, potenziamoci. È il momento di potenziarci. Perché ci hai distratti dalla battaglia, Peter Quill? I nostri nemici si sciolgono al nostro cospetto. Siamo un coltello caldo nel buco. Qualcuno mi porti un po' di pane. Ho affrontato molte battaglie, amici, ma nessuna altrettanto magnifica. Oh, sono contentissimi. Ragazzi, avete dimenticato chi siamo? Non ci spaventa nessuno. Chi dovremmo temere? Stiamo vincendo. Giusto. Esatto. Perché la nostra vita è tutta una vittoria. Chi è con me? Era fuori corso qui. Interrompi la connessione. Chi pensava che far fuori fanatici fosse così divertente? Così li portiamo in chiesa, amico. Vulnerabile! Divertiti un po', bestione! Speravo me lo chiedessi!
andali a farli fuori! Dobbiamo scendere da qui! Stanno cercando di intrappolarsi! Guardati le spalle, amico! Hanno il vantaggio delle navi! Perché ci combattono? Forse vogliono proprio morire! Non possiamo restare! Dillo a loro! Il mio immenso potere spreca! Mostra i tuoi muscoli! Ci sono! Mi serve solo l'occasione! Io vado! E questo cos'è? Un deposito di energia per le navi, direi! Ok! Vai, 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 Groot, usa la tua nuova abilità. Ma certo, prima rotiamo il prete mago. Dai, ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare. Spazzali via! Cercano di distrarci per farne arrivare altri. Sta funzionando, sono proprio distratto. Attacco in arrivo! Lo sciamano volteggiante potenzia i suoi! Quindi, anche lei ha dei limiti! E adesso, Peter Quill, muori! C'è mancato molto poco! Con rinnovato vigore! Le tue ultime parole? Per me è finita! Peter, vuoi raggiungerlo? Ma dove è andato Rocket? Vabbè. Ok, disintegrato. Salviamo Rocket. Perché ci combattono? Vedevo che Ranger fosse stato chiaro. Preparati, demonio! Stavano per asfaltarmi. Pronto? Figurati. Occhio! Cerchiamo solo di svegliarlo. Questi fanatici non meritano altro. Crepa. Dobbiamo rubare un'altra zattera. Troviamo ok. In fretta, ragazzi. Dobbiamo aver preso un bel po' di punti, no, per questo scontro. Ecco la nostra zattera, forza! Non è andato mica male. Andiamo, andiamo. Non so che succeda, ma fuori di qui io me ne lavo le mani. Ma certo che abbiamo scelta. Non finiscono mai! Rocket, riesci a seminarli? E come? Abbiamo la stessa zattera! Merda, siamo senza scudo! Cercate di tenerli alla larga! Crepa! Attenti! Arrivano da tutte le parti! Non offriamo di un bersaglio facile! Siamo colpiti! È grave! Sì! Dobbiamo abbandonare! Possono morire? Oh no, un altro di questi. Molto male! Pronti a combattere! Vai, 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 Rocket, vai, Groot, voglio dire. Fuori! Con onore! Era ora! Continua a dare calci ad agitarti, Drax! Arrivo! Brigatevi a farli fuori! Dobbiamo scendere da qui! Stanno cercando di intrappolarsi! Oh. E facciamo il solletico! Groot, ostacolami! La chiesa del dolore vi parla, bastardi! Crepa, morto. Questa vi darà l'illuminazione! Frantumerò le loro ossa! Cavolo, il robot gigante sa incassare bene i colpi! È tanto dai, però l'ho fatto più! Immenso. Dobbiamo di... Te la sei presa col catatiano sbagliato! Posso fare qualcosa? Sono buggato, cioè grazie. E questo cos'è? Deposito di energia per le navi, direi. Arrivo! Animale, Gamora! Come burro caldo! Crepa, olè. Dillo a loro! Il segreto
basta sconfiggerli prima che loro sconfiggano te! Grazie, Drax! Ha colpito qualcuno almeno, non credo. Niente, mi hanno ammazzato. Purtroppo, questa è stata una sorta di mezzo bug, perché io ho usato Y più B per fare appunto l'esecuzione sul boss, sul mini boss, ma non è andato. Molto male. Pronti a combattere. Questa è una pessima cosa. Perché ci combattono? Perché sono una setta di fattori spaziali. Mettilo giù prima che ti cadi quell'occhio! È una mia impressione o gli facciamo il solletico? Dio, che male. Vengono fuori dalle fottute pareti! Vai a tirare dalla pesca! Non te ne pentiranno presto! Nessuna pietà! Ecco un po' di Vangelo secondo Rocket! È un manoscritto! Vai a prendermi! Guardate come si fa! Brigatevi a farti fuori! Dobbiamo scendere da qui! Stanno cercando di intrappolarci! Non ha più nessuno, eh? C'eravamo prima noi! Joe! Bisogna ammazzare questo tipo, altrimenti è un casino. Vai! Cavolo, il robot gigante! Sai cassare bene i colpi! Dobbiamo assolutamente abbatterlo! L'altro fanatico è andato! Così portiamo in chiesa, amico! Pronto a distruggere tutto! Agli a pezzi, Gamora! Ti faccio a pezzi! Non hai il tempo di aspettare l'arrivo dei rinforzi! Bravo! Sono davvero ostinato! Ole, crepa! E adesso, Peter Quill? Rocket, grazie. Guardati le spalle, amico! Hanno il vantaggio delle navi! C'è un'altra zattera! Saliamo su un'altra Perfetto. Di quelle trappole mortali? Preferisci restare su questa? In effetti! Un po' ripetitiva questa parte, c'è da dirlo. Però è sempre divertente combattere in questo videogioco. Dov'è lo scudo? Oh, non funziona! Faremo senza! Ci sono di nuovo addosso! Di nuovo? Crepa. Perché ci combattono? Perché sono una setta di fazzoli spaziali? Ah! Giù le zampe dalla mia piattaforma! Ce ne sono ancora? Sì, ecco lì. Forza! Ci siamo quasi! Dite che ce la faremo? No! E questo cos'è? Scommetto che alimentano le batterie di fede! Non possiamo restare qui! Dillo a loro! Nel posto di andarcene ce ne siamo sempre più avvicinati a questo posto, comunque. La chiesa del dolore vi parla! Niente Bastardi. Più zattere! Mi sa che le abbiamo distrutte tutte! Ok, via. Un momento. Sentite? No. Qui le vibrazioni sono diverse. Ci avviciniamo al perimetro della nave e alla nostra via di fuga. Tu riesci a sentirlo? Ciccio, le vibrisse? Va bene, ma anche per questo episodio è tutto. Io vi saluto, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!